Buongiorno, allora io ero già pronto con Aristide Landi e domani con Bolpin, le presentazioni in linea con il lavoro fatto negli ultimi due giorni in cui ti ho presentato i nuovi giocatori dell'Unieuro, ma c'è un po' di attualità che ci, come dire, passa sopra con l'ingaggio di Terrence Roderick da parte dell'Unieuro, per il quale manca solo l'ufficialità, ma diciamo la rete lo dà per fatto, quindi si aspetta solamente il comunicato societario, quindi Forlì riprende Roderick. Allora, facciamo qualche considerazione su questa cosa. Presupposto di partenza, il giocatore non si discute, è un giocatore molto forte, che viene da due stagioni da giocatore maturo, adesso ha 32 anni, quindi non è più il ragazzino che prese Rimini 10 anni fa, non è più il giocatorino, come dire, in sviluppo che vedemmo e ammirammo a Forlì nel suo anno e mezzo in Fulgor Libertas. È un giocatore di 30, è un uomo di 32 anni che probabilmente, dico probabilmente, sarà anche evoluto rispetto a tempi in cui, diciamo, la condotta esistenziale non era, diciamo, proprio da giocatore maturo. Bergamo 2 anni fa e Napoli, uno squarcio di stagione che si è giocato nella stagione terminata, anzi non terminata, ci dicono che è un all around vero, un giocatore molto interessante. Troppo vento soffiava sulla vela di Terrence Roderick di ritorno a Forlì perché lui non tornasse. Lo voleva sicuramente Dell'Agnello, che per me se lo sarebbe già preso anche l'anno scorso. Rivoleva tornare probabilmente Roderick, che sa che qua in Romagna si vive bene e sa anche che probabilmente sono tempi diversi rispetto a quelli un po' tremebondi dell'epoca grazioso Fulgor Libertas che ebbe modo di assaporare. Lo voleva con la mezza città che da 4-5 basket mercati, fatta forse eccezione solo per quello dell'anno della Serie B, ogni estate sospira sperando di rivedere Roderick in maglia forlivese. Insomma, in tanti, in troppi volevano Roderick a Forlì perché Roderick non venisse. Qualche considerazione però di carattere chimico rispetto alla strutturazione della squadra credo che possa starci. Quando il primo anno di A2, faccio questo flashback ma poi vengo al punto, prendemmo, ricorderete, Wayne Blackshear e Crockett, telefonai a Nicola Alberani nel pieno dell'estate dopo che avevano firmato questi due americani per chiedergli cosa ne pensasse. Alberani stroncò i miei entusiasmi dicendomi che a suo giudizio, quando hai due americani da prendere, quei due americani non devono possibilmente calpestare gli stessi punti del campo. E mi diceva, Blackshear e Crockett sono due buoni giocatori presi a sé, che secondo me insieme non vanno bene perché calpestano le stesse zone del campo. Devono stare su, devono pascolare, per così dire, su aree di campo diverse. Temo, ma poi il campo e Dell'Agnello ci diranno se il mio timore è fondato oppure no, che Roderick e Eric Rush sono due giocatori che calpestano le stesse parti di campo un po' troppo simili. Ora, Roderick è un 3, che può andare a occupare lo spot di 2, un 2,5, un 3, 2,5-3. Rush è un 3,5, cioè un'ala piccola nata che per via di un buon fisico può andare a fare minuti notevoli, un buon numero di minuti da 4, però sono due giocatori che secondo me non sono assortiti benissimo a livello di coppia di americani. E ho la sensazione che siamo un po' da capo col discorso del tiro. Cioè qui manca ancora una volta, come l'anno scorso, il tiratore. Io credo che nel momento in cui tu scegli uno tra Roderick e Rush, e Rush è stato tecnicamente scelto prima di Roderick perché Rush è già stato confermato, non è fondamentalmente mai stato in discussione, mentre Roderick stiamo aspettando l'annuncio, tu quando hai uno di questi due giocatori, l'altro per me deve essere Adam Smith, ecco, per fare un nome, cioè deve essere un tiratore puro, un fromboliere, un giocatore che tira da fuori come un pazzo. Anche perché Bolpin, e ce lo spiegherà Gramenzi, che ho sentito ieri nella presentazione di Bolpin, che a questo punto manderemo mercoledì direi, Bolpin a quanto pare è
un buonissimo giocatore, un buonissimo giovane, ma non è il tiratore puro che forse, statistiche alla mano, c'eravamo un po' tutti convinti che fosse. Quindi, ricapitolando, Tyrese Roderick torna fuori lì e viva Roderick, è un gran bel giocatore, è un acquisto, mi si passi il termine, ma non vuole essere negativo, ruffiano, un acquisto un po' ruffiano nei confronti della piazza, che va convinta a riabbonarsi, perché c'è chi ha le perplessità legate al fatto del Covid, ma io mi abbono a una stagione in cui c'è il palazzetto forse non riempibile al 100%, c'è il Covid nel mezzo, eccetera, c'è qualcuno che non c'è rimasto comprensibilmente bene per la gestione un po', come dire, distratta dell'interruzione della stagione scorsa e dell'abbonamento rimasto un po' per aria da parte della società. La società, secondo me, ha percepito che c'era un po' di malcontento e ha detto: adesso prendo il giocatore che rende impossibile al tifoso non abbonarsi, e quindi prendo Tyrese Roderick. Tutti vogliono Tyrese Roderick, ti è, ecco Tyrese Roderick. Queste sono mie considerazioni, ripeto, Forlì ha preso uno dei migliori giocatori sul mercato per la 2 di oggi, un giocatore numeri alla mano fortissimo. Non sono del tutto convinto della chimica con Rush in particolare e del fatto che a questo roster ricco, interessante, certamente competitivo, manchi il go to guy per andare a tirare. Un po' la sensazione che quando gli avversari si chiudono a 2-3 potrebbe non essere semplice aprire la scatola, però insomma, queste sono le mie considerazioni. Roderick resta comunque un gran bel giocatore, complimenti a Pallacanestro Forlì 2.015 che l'ha preso, e adesso buon lavoro a Coach Dell'Agnello, che ha un roster potenzialmente molto forte, con qualche punto da chiarire in termini, diciamo, di chimica, però insomma è un bel lavorare, direi. Quindi ci rivediamo domani con Ballpin e dopodomani con la presentazione di Aristide Landi. Nel frattempo una buona settimana, un cordiale saluto e What's Basket? Ciao!